ad affrontarsi Regina e Catanzaro. A distanza di 2 settimane dalla sfida di Coppa Italia vinta dalla Regina con il punteggio di 1-0 grazie al gol centrale della San Benedettese, lancia lungo in direzione di Bianchimano. Bianchimano si è spostato bene sulla destra all'interno dell'area, protegge la sfera, arriva il 14 Marino, cross morbido, l'incertezza di Nordi, staccano Tulissi e Van Rasbeck, il sinistro di Mezzavilla al volo che impegna Nordi, Bianchimano, destro rallente di Bianchimano che taglia tutta l'area piccola, ancora il centravanti della Regina. Più o meno come prima, stavolta parte Benedetti col sinistro, allontana ancora una volta Mezzavilla, carica il destro puntoriere. Poi ancora Onescu, in qualche maniera, prodezza di Cucchietti. Ancora Van Rasbeck di prima intenzione su puntoriere. Puntoriere col destro, puntoriere sopra la traversa. Di lucidità, se preferite, nell'orchestrare le ripartenze. Intanto Tulissi mette in mezzo Sciamanna! Sciamanna! Jacopo Sciamanna al 36esimo minuto ha portato in vantaggio la Regina, mettendo alle spalle una settimana di critiche sul suo conto. Lui che sul campo del Rende sabato scorso aveva avuto 3 occasioni d'oro, non fallisce stavolta. Non ha prodotto molti tentativi. Attenzione adesso a questo calcio di punizione. La finta di Tulissi, il destro di Bianchimano, alto di poco. Molto potente. Pallone verso Falcone, col tacco Falcone, gran giocata, Benedetti in area, Benedetti, il traversone basso, deviazione di Mezzavilla e poi Cucchietti evita che il pallone finisca beffardamente in rete. Falcone e Benedetti sul pallone, il sinistro di Benedetti, il pareggio del Catanzaro al 52esimo minuto, esecuzione perfetta da parte di Alessio Benedetti che l'ha messa praticamente sotto l'incrocio sul palo della barriera a provata della Regina. Mezzavilla, bello il tocco di Mezzavilla, Porcino davanti a Nordi, Porcino, Porcino, Regina nuovamente in vantaggio quando siamo al 70esimo minuto. Mani alle orecchie per Todi Porcino che vuole sentire l'urlo del suo pubblico. Benedetti mette in mezzo, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, si perde sul fondo del campo, ha rischiato qualcosina qui la Regina. Maita, cross di Maita, stacca Anastasi, Cucchietti, miracolo, attenzione, Benedetti fermato da Carufi. Benedetti, il sinistro del numero 6 sulla barriera e arriva il tentativo da parte del numero 21 Canis dal limite dell'area, ancora una volta Batman Cucchietti. Solo Spighi è rimasto fuori, parte Benedetti, stacca Nordi ma Bianchimano la mette fuori, è finita! Bellissimo derby di Calabria, lo vince la Regina, Regina 2, Catanzaro 1, guardate Maurizi, Maurizi è fuori di sé dalla gioia. Regina 2, Catanzaro 1, le reti di Sciamanna.